Questa notizia potrebbe sembrare una notizia di carattere prettamente locale, ma non è così, perché in verità questo problema lo viviamo un po' in tutta Italia. Siamo per caso in un'isola sperduta dell'Oceano Indiano? No, forse siamo in pieno deserto del Sahara. Forse, eh? In verità siamo a Modena, nell'occidentale democratica Modena. Evidentemente gestita peggio che tanti altri posti. Questa vicenda sulle prime pagine dei quotidiani locali è una vicenda che deve essere ascoltata anche nel resto della nostra bella, tra virgolette, nazione. Genitori arrabbiati, studenti stanchi. Perché? Perché dopo 6 anni, o meglio 7 dall'approvazione dei lavori, quindi dal piano firmato dal collegio dei docenti per la realizzazione di una nuova palestra delle scuole Carducci di Modena, dopo 6-7 anni la palestra non è ancora finita. La cosa che fa particolarmente arrabbiare è che oltre ai tempi apocalittici per fare una semplice palestra, non è il Colosseo, non sono le piramidi, è una palestra di una scuola media, 6-7 anni, cosa assurda, c'è che il Comune di Modena, per evitare che i giovani non facessero attività fisica, educazione fisica, hanno firmato un contratto da 30.000 euro d'affitto all'anno con un'altra palestra di una polisportiva. In più pagano tutti i giorni i mezzi pubblici per portare i ragazzi appunto a fare quest'ora di lezione educazione fisica. Ma esponenti del Comune di Modena, ma quanto ci costa questa palestra? E siete in grado di finire dopo 6-7 anni una semplice palestrina? Anche in questo caso, amici, ogni dubbio è lecito. L'unica cosa che non è un dubbio ma una certezza è che il Comune di Modena sta facendo una figuraccia, perché ha dimostrato di non essere in grado di realizzare neanche una semplice palestra in 6-7 anni. Se anche per voi è assurdo che nella Modena occidentale democratica non si riesca a fare una palestra in 6-7 anni, condividete ed esprimete un commento, stendiamo un velo pietoso. E se volete fare una scommessa, quando apriranno la palestra dopo 7 anni di lavori, festeggeranno pure con strette di mano, bottiglie di champagne ed elogi per l'amministrazione. Ciao a tutti. Ogni dubbio è lecito, anche in questo caso.